domanda che sorge spontanea è: fate anche il noleggio a lungo termine? Oggi parliamo del noleggio a lungo termine. Una delle prime idee che viene in mente a chi sta per partire con un progetto di cui però non ha grandissima esperienza e per il quale non si sente particolarmente sicura o sicuro è quello di chiedere informazioni sul noleggio. Ma siccome la mente umana ha sempre una parte pratica che combatte con quella emozionale, dopo aver ragionato sul fatto che il noleggio è una cosa che generalmente ha una durata breve, la domanda che sorge spontanea è: fate anche il noleggio a lungo termine? Domanda più che lecita, ed io sarei il primo a farla perché il concetto di noleggio a lungo termine ti dà l'idea di qualcosa di duraturo, ma non di troppo impegnativo e definitivo. Purtroppo non è così, o meglio, molto spesso non è così. Ma partiamo dall'origine. Quando si parla di noleggio a lungo termine, in realtà si parla di quello che tecnicamente si chiama noleggio operativo. Il noleggio operativo non è per nulla quello che può andare bene per chi deve aprire un parco giochi ex novo o comunque un'attività ex novo. Perché ti dico questo? Perché il noleggio operativo, per essere applicato, ha generalmente bisogno di una storicità dell'azienda di almeno 2 anni. Perché? Perché il noleggio operativo non viene effettuato direttamente dall'azienda madre, cioè dall'azienda che ti vende il prodotto, ma alle spalle c'è sempre una finanziaria, una banca che acquista il prodotto a posto tuo e che guadagna poi dagli interessi maturati, dalle rate che tu gli pagherai ogni mese per pagare il prodotto stesso. Cosa significa tutto questo? Significa che se per la banca tu sei una startup, non hai uno storico sul quale lei possa basarsi, quindi non hai credibilità. Se anche tu avessi 10 milioni di euro sul tuo conto personale, la tua nuova azienda è una startup, quindi non ha uno storico. Un'altra cosa importante è che quando si parla di noleggio operativo si parla generalmente di noleggi per una durata minima di 24 mesi. Quando parlo di 24 mesi significa che se anche tu decidessi di cambiare il gioco, o peggio, se decidessi di cambiare l'attività, in realtà dovresti continuare a pagare fino al saldo dell'intero importo. E allora perché si parla tanto di noleggio a lungo termine? Se ne parla perché il noleggio è una soluzione a mio avviso ideale per chi ha già un'attività avviata e soprattutto con dei numeri consolidati. Se hai un locale che sia un ristorante, una ludoteca, un parco giochi, sai che negli ultimi 3 anni ha una media di incassi fissa costante, hai un numero di feste costante nel caso delle ludoteche, sai che facendo un noleggio a lungo termine potrai contare su un importo più o meno fisso con il quale pagare la rata del tuo noleggio. Con il vantaggio di non avere l'esborso immediato, poter cambiare le strutture che acquisti alla fine del noleggio e soprattutto tutta una serie di vantaggi fiscali che sono il motivo principale per cui si tende a fare il noleggio operativo quando si hanno delle attività già consolidate. Come sempre ho dovuto fare un po' l'avvocato del diavolo, quindi se ti ho deluso con questo video mi dispiace, ma pensa che da oggi sai che quando qualcuno ti parla di noleggio a lungo termine per l'apertura della tua nuova ludoteca, o ti sta prendendo in giro o non sa di che cosa si tratta. E quindi, come spesso accade, non sa nemmeno se ti sta proponendo un noleggio a lungo termine, un leasing, un finanziamento, insomma, sta cercando di piazzarti qualche cosa a tutti i costi. Spero comunque che questo video possa tornarti utile per scansarti qualche pacco e se vuoi continuare ad avere informazioni sul business del divertimento, continua a seguirmi e a seguirci su tutti i nostri canali social e sul nostro blog. Ciao e alla prossima!